Buongiorno, scusate se parlo pianissimo, alzerò il volume in editing, ma appunto Riccardo sta dormendo perché sta facendo le notti e quindi niente, io stamattina ho portato i bimbi a scuola, adesso sono tornata e dovrei farmi assolutamente una tinta perché non si vede in video, ma ho un sacco di capelli bianchi e quindi andrò a fare questa qua. Oddio, stava cadendo tutto. Questa qua che avevo preso quando sono andata appunto a Torino dalla mia amica e da mia mamma. E niente, castano scuro, solo le ricrescite perché appunto le punte non le vedete, ma al sole sono rossicce, quindi mi piacciono così. E poi sto valutando di, non lo so. Ho voglia di un ciuffo, di qualcosa di un po' diverso, adesso che arriva un po' più il freddo mi va e sto guardando dei video su YouTube, vediamo se ho voglia e soprattutto cosa ne uscirà. E niente, mi sbrigo. Nuovo video, nuovo giorno. In realtà l'ho iniziato da un po', forse vi ho fatto vedere qualcosina. Ho fatto la tinta, ho fatto appunto la piega, l'ho fatta un po' più naturale, non ho usato la piastra, ma ho usato la spazzola, proprio stile parrucchiere con la spazzolona ad aria calda e niente, mi trovo benissimo con la bellissima. Sicuramente, dovesse mai lasciarmi, la riacquisterei assolutamente perché mi aiuta un sacco con Alessandra a farle i capelli, che comunque lei li allunghi, eccetera. E i suoi sono più fini e si asciugano velocissimamente con la spazzola, solo la spazzola d'aria. E io invece mi trovo da Dio. Sia ad asciugarli, anche se sono lunghi, fa velocissimo. Uso la spazzolona, uso anche solo la spazzolina normale. Comunque mi trovo veramente bene. Poi comunque mi fa bene, comunque proprio per la cute, anche tutti questi massaggi invece che tirarli solo con la piastra. Io comunque ho messo anche il termoprotettore. E lo metto comunque perché comunque è aria bella calda, così me li va a proteggere. Insomma, ho fatto proprio solo la ricrescita, ricrescita castana scura e poi sotto vanno più sul rossiccio che si vede principalmente al sole. Comunque sono belli lunghi. Ero tentata, vi dico la verità, questa volta di farmi il ciuffo, però non l'ho fatto perché poi secondo me sono talmente abituata a vedermi così che non mi sarei piaciuta e quindi ho lasciato proprio perdere. E niente, quindi questo è quanto. Adesso sto aspettando che Ale esca da scuola. Appunto, Riccardo andrà con Sara e Fede a giocare a Pokémon Go, penso. Pokémon Go si diverte col telefono di Ricky a raccogliere Pokémon in giro per il paese e visto che anche Sara è amante va con loro, insomma si divertono un po'. Io invece ho un sacco di lavoro da sbrigare, quindi vado a casa e basta. Poi ho anche un appuntamento e quindi insomma devo fare un po' di cosine e basta. Io direi che ci vediamo poi a casa, ragazze, e anche perché ho un po' di cose da farvi vedere, nuovi acquisti, un pacco che mi è arrivato, insomma. Ci vediamo poi dopo, anche perché tra 5 minuti devo scendere e andare. A dopo. Finalmente vi faccio vedere questo pacco.
Questo pacco che è arrivato già da qualche giorno, è solo che ho avuto un po' di cose da sbrigare, quindi non avendo più vloggato non ve l'ho ancora mostrato, però serve la collaborazione della mia patatina. Non te lo posso dire. Non lo so, tu vieni, poi vediamo. Siediti, cioè mettiti attenta la testa. Cucù, saluta. Ciao. Ciao a tutti. Pane. Bobe, è arrivata una cosa speciale. Aspetta. Che secondo me ti lascerà un po' a bocca aperta. Non lo so. Ciro anche pronto, hai portato anche lui. Fallo conoscere che loro non lo conoscono. Ciro, presentaglielo. Lui è si è addormentato perché sta andando un po' in letargo in questo periodo, essendo un orso bruno. Ha degli episodi di narcolessia, però è suo parente, sapete che anche lui è una cosa nostra. Beh, Ma si può quindi dire. Ciro è il tuo nuovo amico della nanna, giusto? Ok. Così anche voi, giustamente, siete le ziette, dovete conoscere Ciro. Potete non conoscere. Comunque, Ciro ci attenderà là, perché ti servono le manine. Quindi appoggiamolo qua piano piano, che ci guarda. Aspetta, occhio alle manine, che rompiamo solo la pellicola. Allora, l'azienda Doggy, spero di averla pronunciata giusta, comunque ve la scrivo qui in sovraimpressione. Si chiamano Doggy, mi pare, si dice. Siete portate le mie sopracciglia. E hanno mandato una cosa super super top. E vi facciamo vedere. Per ora vi faccio vedere così che non capirete. Quindi lo spacchettiamo con voi perché così Ale sviene direttamente in diretta. Allora, questo cane, questa piantella, Aiutami. questa la sorella. Vabbè, sembrate tu e Fede, solo che al contrario, Fede è quello grande e tu dovresti essere quella un po' più piccolina. Vabbè, fa niente. Sono Dai, siete voi che cresciuta. giocate nel prato di montagna, vedi ci sono le montagne, il cagnolino come Aaron. Oh, Piano. ragazzi, questa è spazzatura. Questa è spazzatura, si butta nella plastica. Attenta. Non cerchiamo la Sì, plastica. è là. Allora. Oh, Vado, sì. aspettate. Aspettate. Sei pronta? Sì. Tu guarda, io lo metto, anzi, lo metto girato verso di loro così anche loro vedono, tanto tu capisci quando. Stai attenta, eh. Oh, non c'è ancora niente. Perché è tutto ben imballato, incartato, che così non si rovina. Si vede adesso. Ferma! Sei pronta? 3, 2, 1. E beh, certo che lo dobbiamo provare, dobbiamo anche farlo vedere. Dai, Piano. però è troppo bello, Allora, aspetta. grazie. Aspetta, aspetta. Guarda, è morbido. Aspetta, aspetta, piano che lo rompi. Questo è il tablet, tra l'altro è carinissima la fodera. Il tablet. Per caso ha detto che è bellissimo. Allora, aspetta che alziamo di nuovo un pochettino. Aspetta che metto nella sedia e alzo solo per Allora, praticamente è un tablet bellissimo, come ha detto Ale. È pazzesca! C'è l'unicorno e la pianta grassa del deserto. E poi ti faccio vedere ancora una cosa. A parte che è un orsetto che sembraron che ha la mutanda. Carinissimo. Poi aspetta, guarda, ascolta mamma. Ha questo anello. Adesso vediamo bene come si fa. Comunque che si tira su, però evito di romperlo, lo vediamo dopo. Forse, così, ok. Che dà modo appunto di appoggiarlo al tavolo, sta in piedi, così vedete. Ta-dam. E poi la cosa carina
che la fodera, cioè sì, la custodia apposta per bambini, è proprio apposito per bambini, mamma, perché è in una specie, mamma, di silicone, guarda, aspetta amore, è una sorta di silicone alimentare, una gomma alimentare, comunque se i bambini lo mettono in bocca non è tossico, non fa male. Mamma, guarda, la cicciola. Dentro avete, aspettiamo, aspetta che facciamo vedere anche, no, dentro. Ma c'è anche una batteria da grandi. Eh beh, certo, c'è la spina, c'è, no, il laccetto, papà, il laccetto che, no, se i bimbi se lo vogliono portare, non lo so, a tracolla, tipo in casa, che girano a destra e a sinistra. C'è questo di sicurezza, così non gli cade per terra, cosa? Che è tanta roba, e anche dovesse cadergli per terra, comunque è super ammortizzato. Ma no amore, questo qua si aggancia, guarda qui, vedi che ci sono, faccio vedere anche a voi, due buchini, uno e due, e te lo puoi mettere a tracolla, tipo la borsetta. È troppo bella! Al centro avete anche ovviamente il manuale di istruzioni, tu fai la valletta qui, qui, avete il manuale di istruzioni. E adesso direi che vabbè, la pellicolina la teniamo, perché adesso c'è questa, poi gliela compreremo, però tanto è trasparente, va benissimo così. Ti posso vedere un video lì che devo provare. Aspetta, prima dobbiamo spiegare un attimo. Allora, questo è un tablet. Adesso poi vi scrivo il modello, trovate tutto in... Sì, se volete trovare il libro, mettete un pollicione. Il tablet, amore. È felice, è felice, portate pazienza, è felice. Allora, sono 128 giga. No! 128 giga, c'è scritto anche qua. 9... Ammazzatelo! Ecco, appunto. 9 giga di RAM. 9 gigabyte di RAM. Sì, poi c'è scritto 4... 4 più 5. Amore, sono cose tecniche del tablet che non, giustamente ancora non conosci. E si chiama T20 Mini Kid. Se siete interessate, io vi lascio poi tutti i riferimenti in info box. Adesso un attimo di pazienza, che così io e papà ti insegniamo ad usarlo con parsimonia. La fotocamera sembra super bella per essere un tablet piccolino, mamma, per bambini. Mamma. E adesso capiamo anche come, guarda, accenderlo. Il che potrebbe... Ah, qua. Qua c'è il tastino per accenderlo, tengo premuto e ha vibrato. No, non ce la posso fare, è bellissimo. Ma vai a provare. È un attimo. No, devi essere delicata perché questi si rompono, eh. Non è il telefono da battaglia di papà. No. Quello super strong con la pellicola in vetro, questo non ce l'ha ancora, quindi non devi schiacciare forte, sennò si spacca, ok? Quando poi gli mettiamo la pellicola in vetro sei più tranquilla. Quanto è piccola? Pellicola, il vetrino. Allora, il vetrino. Aspetta un attimo. Allora, mettiamo italiano, tanto per cominciare, stiamo selezionando, non vedrete nulla, la lingua, Italia... Italiano. Inizia. Tra l'altro anche una specie di filtro visivo, adesso non so tecnicamente come, quando e perché, però che non fa male agli occhi dei bimbi. Non so se da impostare, non so se c'è a prescindere, però c'è, in questo modello c'è proprio veramente un tablet dedicato ai piccoli e ai bambini, quindi quando vogliono vedersi un cartone animato. Per esempio loro in cameretta non hanno la TV, quindi quando... È un'azienda che si chiama Doji. 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 Grazie Doji, che grazie, ti hai mandato, che ci hai mandato questo splendido tablet, perché l'hanno mandato per te. Perché io lo amo il tablet e non l'ho ancora preso. Allora, poi mettiamo il wifi, adesso con papà facciamo tutto. Comunque quando abbiamo più o meno impostato qualcosa in più vi facciamo vedere. Papà! Ragazze, l'orale è impazzita, immaginerete, comunque Riccardo gliel'ha configurato, a parte che anche i disegnetti dietro sono veramente carini, cioè poi ha visto l'unicorno, ovviamente non ha più capito nulla, anche il fatto che ha questo gancio, questo anello, se vuole appoggiarselo in cameretta, sulla scrivania, eccetera, è sicuramente molto molto utile. Volevo farvi vedere che appunto...
Oh mamma, aspettate. Lo abbiamo configurato, insomma, gli abbiamo messo ovviamente i suoi amici preferiti, Me contro te. E il menu, volevo farvi vedere che è proprio un Android. Mi sembra super scattante, sarà anche merito dei 9 GB di RAM, che sono davvero tanti per un tablet per bambini, quindi gira molto bene, quindi potrebbe utilizzarlo anche un adulto tranquillamente. Tra l'altro si può togliere il silicone, appunto questo qua alimentare che vi ho detto, silicone lo chiamo, non so se è proprio silicone, però non fa male se i bimbi lo mettono in bocca, e diventa un tablet anche da adulti, ecco, quindi tranquillamente si può, lo possono utilizzare tutti. La fotocamera ci sembra molto buona per essere un tablet per bimbi, cioè ci piace molto, insomma. Si può mettere anche in verticale, sì, perché si gira la rotellina, guardate. Quindi volendo si può anche tenere così. Davvero davvero bello bello bello, ci è piaciuto. E ci sono anche un sacco di cose, tra l'altro non so se ve l'ho detto, anche lo schermo che protegge la vista, quindi io non intendo farcela stare tante ore, però comunque fa piacere che protegga un po' gli occhi. Qua c'è il menu principale con tutte le app, c'è pittura, ci sono già dei giochini, c'è la radio, c'è YouTube Kids, c'è YouTube Music, Kids World, che non so cosa sia. Proviamo a aprirlo insieme, questo castello qua. Avvia l'applicazione, consenti Kids World. Sì. Connetti a internet. Adesso mamma prepara. Questo è connesso. Si sta aprendo. E ci sono tipo dei giochini. Ci sono una serie di attività educative per imparare i numeri, imparare a colorare, imparare a fare le fotografie. C'è tipo ho fatto non consentire, aspettate, macchina fotografica per insomma, come se fosse il suo piccolo mondo, no? Quindi ci sono tutti i giochini, le cosine, c'è la TV per bambini, vediamo com'è questo, cosa significa. Ah, che carino, ci sono tutti i video più per piccini, insomma, per non andare proprio su YouTube, video sicuri, mettiamola così, con tutti i cartoni animati, vedete, tutte cose alla portata di bimbo. E poi c'è anche la sezione impara, con tutti i video dove puoi imparare delle cosine, la sezione musica con tutte le canzoncine, storie, karaoke dove può cantare sopra. Davvero carino, molto molto bello davvero. E poi c'è anche arte per disegnare, allenamento del cervello, Montessori, con tutti dei giochini su tablet, ma del metodo Montessori. Davvero carinissima questa cosa. E insomma, video, galleria, può rivedersi le sue fotine, insomma, davvero davvero fatto bene, mi piace. Usciamo, e poi vabbè, uscendo da questo qua, se volete fare la cosa sicura potete mettergli questo. Se no, uscendo si torna con il PIN al tablet appunto classico, come era prima. Se i vostri ragazzi invece sono un po' più grandi, appunto quando lei appunto sarà più, molto più grande, eventualmente si può anche mettere la SIM, oppure se lo deve utilizzare un adulto, anche magari al bambino mettete la cosa preimpostata Kids World, e per voi sappiate che si può mettere anche una SIM, proprio un numero di telefono, infatti si può telefonare, ci sono i messaggi, è proprio un tablet a tutti gli effetti completo. E niente ragazze, questo è quanto, quindi spero vi piaccia anche a voi, fatemi sapere nei commenti, vi lascio tutti i link del caso in info box, e se lo acquistate, insomma, fateci sapere se anche a voi piace, Ale lo adora.